Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e sono qua nella mia solita postazione in Toscana, pronto per parlarvi di un nuovo film che ho visto al cinema. Prima di parlarvi di questo film, vi ricordo che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema e TV, che non è nient'altro che una bella pagina Facebook, ma anche un bel sito internet completamente dedicato al cinema. E io vi invito ad andare a visitare il sito e ad andare a visitare la pagina e vi lascio il link sia del sito che della pagina qua nelle info di questo video. Detto questo, di che film voglio parlarvi oggi? Oggi voglio parlarvi di un film horror che diciamo mi incuriosiva particolarmente, neanche tanto però leggermente, perché comunque questo film horror si sarebbe rifatto alla celebre creepypasta, e cioè quella dello Slenderman, che sicuramente conoscerete. Quindi oggi di che film vorrò parlarvi? Oggi voglio parlarvi di un film uscito nelle sale nel 2018 con la regia di Shelvin White, spero di aver pronunciato bene il nome del regista che non conoscevo, e cioè voglio parlarvi di Slenderman. Allora, prima di parlarvi di questo film, delle brevi note e qualche caratteristica dello Slenderman. Praticamente il personaggio dello Slenderman, questo essere altissimo con un volto completamente bianco, con un volto bianco e liscio, solitamente vestito elegante, con la giacca e con la camicia, questa figura altissima, lunga, è stata creata da Victor Sarge, o Surge, non so il nome vero, comunque il nome d'arte del creatore, Victor Sarge, Surge, non lo so, per un concorso fotografico nel 2009, vi era un concorso dove bisognava ritoccare delle foto con dei bambini, con dei dettagli inquietanti, dettagli macabri e così via. Lui in una foto di bambini aggiunse la figura dello Slenderman, di questo essere che vi ho appena descritto, incantò la giuria, vinse questo concorso. Da lì in poi la figura dello Slenderman è stata oggetto di numerose leggende metropolitane, è stata ovviamente creata una creepypasta su questo personaggio, quindi una storia nata su internet che poi si è diffusa su internet in tutto il mondo. Su questo fenomeno, sul fenomeno dello Slenderman, ne abbiamo sentite di tutti i colori, veramente. È stata una delle storie horror più gettonate sul web. Sullo Slenderman ne hanno inventate di tutti i colori e c'è chi addirittura pensa che esista realmente. Ovviamente su una faccenda del genere non potevano evitare di farci un film. E quindi nel 2018 è uscito questo film. È vero che oggi le storie dello Slenderman, ne hanno inventate mille, non sono così celebri come i primi tempi. Infatti mi sembra strano che abbiano aspettato fino ad oggi, fino al 2018, prima di farci un film sopra. Cioè sicuramente io penso che se questo film fosse uscito 2010-2011 avrebbe avuto sicuramente più successo. Infatti ora non è che stia andando tanto bene al box office questo Slenderman. Comunque sono andato al cinema curioso di vedere cosa si sarebbero inventati sul grande schermo senza mai essermi visto un trailer, perché sto cercando, se riesco, di evitare i trailer, cosa che mi è servita da morire con Revenge, perché altrimenti mi avrebbe spoilerato tutto. Anche questa volta non ho visto niente, sono andato in sala a vedermi questo film e purtroppo devo dirvi che questo Slenderman è veramente brutto. Mamma mia ragazzi, che film brutto, ma non brutto perché, che ne so, è noioso o altro. Il film non è neanche noioso, il problema è che il film non è né carne né pesce, il film non appassiona, il film non inquieta. Cioè non dico mica che per forza debba spaventare, cioè io non sono uno di quelli che dice quando vado a vedermi un horror voglio spaventarmi, no. Perché ci sono degli horror meravigliosi che magari mi inquietano, che magari mi fanno salire l'ansia, l'angoscia. Poi ovvio, se mi spavento tanto meglio, ma non è che sia per forza obbligo spaventarsi, come quando guardo una commedia, non è che per forza debba ridere a crepapelle, a volte posso anche sorridere, eppure la commedia può essere allo stesso tempo bellissima, ci sono vari tipi di commedie, ci sono vari tipi di horror. Il problema è che qua non succede niente, non ci si appassiona, io parlo per me ovviamente, non mi sono appassionato, non mi sono spaventato, non mi sono inquietato, non ho mai provato senso d'ansia, non ho mai provato senso d'angoscia e anzi più guardavo il film, più non vedevo l'ora che finisse, perché era come se stessi guardando un muro bianco, cioè lo guardavo, non è che magari fosse brutto quel muro bianco, però lo guardavo e dicevo insomma, cioè è tutto sommato un'ora e mezzo di film che non mi è piaciuto per niente, mai niente. La figura dello Slenderman l'hanno caratterizzata malissimo, io dico, ci sono mille leggende relative allo Slenderman, perché in questo film fare una copia carbone di The Ring? The Ring è un capolavoro, qua non si sa perché la figura dello Slenderman è associata ad un video.
Ma c'è già The Ring che fa questo, perché anche qua bisogna, per far sì che lo Slenderman venga fuori, vedere un video. Cioè, è già fatto da Samara questa cosa, perché anche nello Slenderman deve succedere la stessa cosa? Cioè, già lì ho trovato una carenza di idee mostruosa, perché porca miseria, avessero fatto un film su un qualcosa di cui non ne hanno mai parlato, ma dello Slenderman hanno tirato fuori di quelle storie, porca miseria, ma altrimenti, se proprio non avevano in mente di cosa scrivere, potevano benissimo rifarsi a degli eventi di cronaca realmente accaduti, perché purtroppo questo va detto che negli Stati Uniti d'America certe persone ossessionate dalla figura dello Slenderman o dalla presunta figura dello Slenderman, certe persone sono arrivate ad uccidere, si parla di ragazzine che hanno ucciso la migliore amica per fare un sacrificio allo Slenderman, si parla di una ragazzina che dette fuoco alla casa con la madre e la sorellina dentro per dare un altro sacrificio allo Slenderman. Purtroppo nel mondo persone ossessionate da questa leggenda per la figura dello Slenderman sono arrivate ad uccidere, e se cercate su internet lo troverete, quindi si parla di cose vere. Poi magari lo Slenderman nemmeno esiste, però il cervello di queste persone era ossessionato da tale figura irrealistica e sicuramente inesistente, tanto da far arrivare queste persone a compiere gesti orribili. Con tutti i fatti di cronaca successi, ma con tutte le leggende fatte, perché alla fine andare a ridursi al collegamento dello Slenderman ad un video? Perché di cosa parla questo film? In questo film abbiamo delle ragazzine che, non sapendo cosa fare, dicono: perché non proviamo a evocare lo Slenderman? E quindi guardano questo video trovato su internet, seguono le istruzioni per evocare lo Slenderman, e ovviamente dopo aver visto questo video lo Slenderman comincerà ogni giorno a terrorizzare queste ragazze fino a farle impazzire, fino a far sì che magari si facciano del male e così via. Ora non vi dico se muoiono, se vivono, questo non ve lo voglio dire perché comunque non voglio spoilerare niente, però perché collegare tutto ad un video? C'è già The Ring che fa questo. Cioè, non aveste materiale, lo capirei, sceneggiatori e così via, ma il materiale ce l'avevate da morire. Io non dico, ok, prima ho detto di rifarsi alle vicende di cronaca vera, può essere una cosa magari che potrebbe dar fastidio alle vere famiglie che hanno vissuto situazioni spiacevoli, ma allora legatevi ad una delle tante leggende su questo mostro. Ma dai, fare un film dove lo Slenderman appare solo se si guarda un video, beh, mi è sembrata una cosa veramente frettolosa, copiata male da un film che è un capolavoro e che alla fine non porta neanche ad appassionare lo spettatore. Perché tutto sommato io dico: va bene, si sono rifatti a The Ring, però almeno la storia prende. Non prende, non ti spaventi, non ti inquieti. Quelle poche volte che si vede lo Slenderman ha una CGI, una computer grafica mostruosa. Cioè, quando vedi la figura dello Slenderman in facciamo che si salva in due scene sole, per il resto c'è una CGI veramente terribile che veramente ti fa perdere ogni credibilità nei confronti della pellicola. Ma poi, cioè, vediamo in questo film persone che a un certo punto spariscono e non se ne sa più niente, cioè non nel film, perché lo Slenderman si sa che rapisce le persone, proprio non se ne sa più nulla, cioè che a un certo punto ci sono dei personaggi importanti, a un certo punto non si sa più che fine fanno. Ma non è che dicano se sono uccisi, altro, non si sa più. Cioè, finisce il film e di certi personaggi non hanno neanche detto che fine hanno fatto. È assurda come cosa. Ma la cosa bella di questo film, perché io poi sono andato a leggere che per far sì di non vietarlo hanno tagliato tante scene. E ho capito, ma allora se mi volete fare un film horror sulla figura, mamma mia, che ha suscitato 3000 leggende in questi ultimi anni, che fate? Me lo fate tutto corretto per i bambini? Fatemi un horror come si deve. Anche perché, andando a tagliare certe scene, questi sceneggiatori, questi registi, questi, insomma il team, ha fatto sì che il film perdesse il suo senso, perché spariscono dei personaggi ad un certo punto e te non sai che fine facciano. La cosa assurda è che se poi vi andate a vedere il trailer, nel trailer si vede che certi personaggi muoiono, questo lo posso dire, però nel film non si vede, cioè è assurdo. O che fate? Lasciate le scene tagliate nel trailer e poi nel film non le mettete? Che è il trailer una cosa complementare per andare a capire il film? Cioè è assurdo. Cioè io è finito il film, ho detto: ma che cazzo di fine hanno fatto 3 o 4 personaggi, non ne parlano più, specialmente 2? Oh! Nel trailer si vede che muoiono, nel film niente.
perché io buono? E volete tagliare il film per renderlo edulcorato e per farlo vedere a tutti? Ma che fate? Per far ciò mi fate perdere il senso di tutto il discorso. Mamma mia, è un film veramente fatto male. Con una regia... La regia... Niente di che, una regia che veramente, cioè, né carne né pesce anche la regia, però comunque se fosse stata sorretta da una sceneggiatura valida, il film poteva essere anche più che sufficiente. Il problema è che il montaggio è scabroso, perché in certe parti non si capisce niente. La fotografia è totalmente nera, in certe parti è così nera che vedi a malapena i volti dei protagonisti. Poi mettiamo il fatto che molta della messa in scena del film svolta nella foresta, aggiungiamoci una fotografia nera e che cosa capisci? Montaggio frettoloso e incasinato, fotografia nerissima, l'unica cosa che salvo è la recitazione delle ragazze, queste ragazzine tutte di media 15-16 anni, ragazzine molto brave. Ora vi leggo il cast, nel cast abbiamo ad esempio Joey King che interpreta Ren, abbiamo Julia Goldani-Tells che interpreta Ellie, abbiamo Jess Sinclair che interpreta Chloe, abbiamo Annalise Basso che interpreta Katie, abbiamo Taylor Richardson che interpreta Lizzie, Alex Fitzlan che interpreta Tommy, insomma abbiamo un sacco di attori giovani, attori che non conoscevo, che comunque si prestano bene per questo film. Cioè queste ragazzine sono state anche brave, il problema è che il film non è niente, questo film è solo fumo. Tanto fumo e niente arrosto, ma con le cose che avevano da raccontare relative allo Slenderman è un peccato che abbiano buttato in vacca il tutto così, è un vero peccato, perché con lo Slenderman avrebbero potuto creare un franchise di tutto rispetto, invece no, hanno preferito fare un film per poi tagliarlo e far perdere il senso pur di farlo vedere a tutti e quindi pur di guadagnare di più, perché ovviamente se fai un film vietato sai che una fetta di pubblico te la togli. Ma io penso meglio fare un film vietato ma fatto bene piuttosto che per farlo vedere a tutti tagliare d'ogni bene, far perdere il senso al filo logico del film e guadagnare quelle 2 lire in più. Cioè non le capisco queste cose, è un film veramente ridicolo questo, era tantissimo che non vedevo un film brutto così, un film che poi è anche proprio inutile, perché quando finisce non è che te dici cavolo però hanno lasciato le ipotetiche porte aperte per un sequel, però cavolo guarda quella cosa lì com'è interessante, no, perché vediamo che lo Slenderman appare se evocato attraverso un video che devi guardare, quindi già qui è la copia di The Ring, ma poi ci sono delle parti in cui il video che i ragazzi guardano sembra proprio spudoratamente copiato da quello di The Ring, sembra proprio abbiano fatto il copia e incolla del video The Ring e l'abbiano messo nello Slenderman, è assurdo, quindi è tutto insignificante questo film, questo veramente è un film che, cioè io ne ho visti di film horror americani anche negli ultimi anni che magari non è che fossero dei film horror alla The Witch, che fossero dei film horror alla Shining, alla It Follows, non è che cerco solamente questo tipo di film, a me mi va bene vedere anche un film in stile Obbligo o Verità, film che è uscito a giugno, che tutti hanno stroncato, che a me è piaciuto molto, io guardo anche i film horror più leggeri, quelli magari anche farciti solamente di jumpscare che magari di profondo non hanno niente, perché magari mi fanno passare quell'ora e mezzo in tranquillità appassionandomi, ma questo non ha proprio nulla, è un film effimero, è un film senza profondità, è un film che più guardavo e più dicevo ma cosa sto guardando, ma poi mi veniva il nervoso perché c'erano, ripeto, dei personaggi importanti ai fini della trama che da un momento all'altro sparivano senza che te sapessi più niente di loro. E ripeto, non è che sparivano perché le rapiva lo Slenderman. No, no, a un certo punto non se ne parlava più. Finisce il film in un modo così stronzo, perdonatemi il termine, che io ho detto, ma come? Ma come, porca miseria? Avevate quintali di materiale per parlare di questa figura e me la rovinate così? Ma porca miseria, mi è dispiaciuto tantissimo. Perché questo è un film sbagliato. È un film sbagliato, io comunque... Come dico sempre, vi invito a vederlo perché magari questo è il mio parere. So di persone che sono andate in sala e l'hanno apprezzato. Quindi ovviamente questo è il parere di un bischero. Però vi ripeto, io non l'ho apprezzato. Sarei curioso di sapere il vostro di parere. Se me lo scrivete qua sotto nei commenti, sarei ovviamente felice di leggervi tutti. Però dico,
No, spero che questa saga si riavvii, che facciano un nuovo film sullo Slenderman come Dio comanda, un film sullo Slenderman dove non ci debbano per forza essere tagli per renderlo fruibile a tutti, un film sullo Slenderman dove magari si riesce ad entrare in sintonia proprio anche con la figura protagonista, con lo Slenderman, perché in questo film, quelle poche volte che vedi lo Slenderman, non ti ci appassioni, non ti lascia un minimo di inquietudine dentro, l'unica cosa che pensi quando lo vedi è mamma mia che CGI brutta, quindi... Cioè, e poi spero che lo facciano senza andare a mischiare di qui e di là, perché un conto è omaggiare una pellicola, un conto è copiarla spudoratamente. Ma cosa c'entra lo Slenderman con un video da vedere? Ma cosa c'entra? Vabbè, poi classico film dove queste ragazzine sembra che siano tutte maggiorenne, adulte, vaccinate, che non abbiano una vita con genitori, perché i genitori non si veda mai. Si vedranno genitori di una delle protagoniste e il babbo di un'altra, poi basta. Sembra che tutti possano fare che gli pare, pigliano la notte, vanno nella foresta, fanno sacrifici e chi più ne ha più ne metta. I genitori dove sono? Ha delle falle questo film, incredibile. Un film che veramente non riguarderei perché proprio non mi ha lasciato niente, infatti non lo riguarderò perché non mi ha lasciato niente. Sono proprio curioso di sapere il vostro parere. Io che dire, ragazzi, non saprei come andare avanti in questa parte generale. Per chi non lo sapesse, lo Slenderman è una figura, ho già detto, creata nel concorso fotografico e così via. La figura dello Slenderman è una figura che solitamente cattura i bambini piccoli e diciamo i teenagers, cattura i bambini, è raro che rapisca gli adulti, però solitamente porta alla pazzia. Lo Slenderman comincia a seguirti da lontano, inizialmente si fa vedere raramente. Lo Slenderman è una figura che inizialmente, una volta scelta la vittima, la segue da lontano per avvicinarsi sempre di più, quindi nella vita della vittima lo Slenderman si fa sempre più presente, fino ad arrivare a rapirla, fino ad arrivare a farla impazzire, fino ad arrivare a farle del male, dipende dalle volte. Comunque lo Slenderman è una figura che se ti capita intorno non te la scordi più. È rarissimo sfuggire dalla morsa dello Slenderman e solitamente, ripeto, cattura i bambini. È una cosa molto importante questa, perché comunque purtroppo, nonostante che il film sia brutto e così via, purtroppo nel mondo persone, ripeto, ossessionate dallo Slenderman sono arrivate ad uccidere, quindi comunque anche sulla cultura popolare ha avuto una forte influenza la figura dello Slenderman, ha avuto una forte risonanza, quindi comunque era anche interessante svilupparci un film. Solo che così, veramente mi ha deluso. Avrei preferito molto di più un altro tipo di film, anche un mockumentary magari, qualcosa, un found footage dedicato allo Slenderman, ma così non mi è piaciuto per niente. È bello che nel film non ti diano informazioni sullo Slenderman e che te spettatore tu possa restare con il dubbio, non sai le sue origini, non sai niente. Il problema è proprio che non te ne frega neanche nulla, perché è scritto talmente male che non te ne importa niente di questo birindondolo alto, non te ne importa niente. Eppure bisogna dire che nemmeno altri film che si basavano su creepypasta sono stati questi capolavori. Io penso a Midnight Man, uscito prima dell'estate, uscito ormai quasi un anno fa. Certo, non era stato un bel film, ma neanche brutto. Io lo giudicai carino, con qualche difetto, però mi prese certamente di più rispetto a Slenderman. Cioè, nulla, ragazzi. Questo mi ha veramente deluso. Sotto tutti i punti di vista, ripeto, l'unica cosa che salvo è la recitazione delle ragazze, ma per il resto è fuffa totalmente. Mi dispiace parlarne così, spero che anche questo regista possa avere i suoi successi, che possa migliorare, e spero di rivedere lo Slenderman totalmente rifatto, totalmente in un'altra storia, totalmente contestualizzato meglio, in un futuro film. Detto questo, io ragazzi vi saluto e ora passo alla parte spoiler, però mi raccomando, chi non ha visto il film, che chiuda il video, perché anche se è brutto se l'andrebbe a rovinare. Quindi andate in sala a vedervi questo film, o se quando guarderete questo video nelle sale non ci sarà più, recuperatelo in un video e poi tornate a vedere la mia recensione. Avete capito, ragazzi? Io vi saluto e ora passo alla parte spoiler. Per quanto riguarda la parte spoiler, ragazzi, devo dire che
Questo film mi ha dato sin da subito l'idea di non essere né carne né pesce, perché comunque lo guardavo e non capivo dove volesse andare a parare. Il film inizia con queste ragazzine che si riuniscono e cominciano a parlare dello Slenderman dopo aver fatto quel discorso dei porno in POV, cioè dopo quei dialoghi lì, vabbè. Cominciano a parlare dello Slenderman, cominciano a parlare, siccome lo fanno gli altri ragazzi, facciamolo anche noi. E quindi io dicevo, ora evocheranno lo Slenderman in che modo? Mi ero già fatto le mie idee, magari andranno nella foresta, chissà cosa faranno. Invece accendono il PC, subito trovano questo video come se fosse la cosa più semplice del mondo. Chiudono gli occhi, alla prima campana chiudete gli occhi, riapritele alla terza, con la cosa più semplice del mondo, ovviamente loro evocano lo Slenderman. E io mentre guardavo questo video dicevo, ma come, ma questo è The Ring? Ma proprio certe cose del video, il video che va velocissimo con un montaggio frenetico dove sullo schermo appaiono cose insensate, atipiche, astratte, è tutto materiale di The Ring. Cioè io dicevo, ma perché? Cioè non mi faceva quell'effetto, non mi provocava quella paura che invece provavo guardandolo in The Ring. Dicevo, ma perché? Ma perché, porca miseria? Ma se fosse così semplice, lo Slenderman in un momento dovrebbe uccidere milioni di persone al mondo. Chissà se il video è così facilmente reperibile, quanti l'avranno guardato nello stesso momento, pensavo. Che dire? Continua la visione, ovviamente lo Slenderman si fa subito presente, prima rapisce la ragazza rossa nella foresta mentre sono in gita con la scuola e poi allora lì comincia la loro unione per cercare di far fronte a questo Slenderman e combatterlo. Ovviamente ci sono quelle che inizialmente non ci credano, ma no, poi lo Slenderman piano piano comincerà a dar del filo da torcere a tutte. Ovviamente è assurdo pensare che la ragazzina sparisce, è bellissimo, no? Perché la ragazzina sparisce, ovviamente il babbo di questa ragazzina dà di matto, vuole sapere dove è finita. Le ragazzine si intrufolano in casa sua e non trovano il computer e dicono sicuramente l'ha preso la polizia. Aprono lo sgabuzzino e ne trovano un altro, così subito aperto lo sgabuzzino ne trovano un altro lì. E ora io mi chiedo, anche nei panni della polizia, se mi dovessi mettere nei loro panni, ma come? Avete preso il computer sulla scrivania e nella camera non avete minimamente dato un'occhiata in giro per vedere se vi fosse qualcosa di interessante? No, arrivano le ragazze, aprono l'armadio, non è che magari questo computer lo trovano nascosto chissà dove. Potrei pensare lì, vabbè, la polizia non si è accorta del nascondiglio. Aprono uno sgabuzzino lì, prendono il computer, lo aprono, ovviamente subito facilmente reperibile tutto, subito sulla cronologia, ultimi siti visitati, si vede che lei aveva chattato con questa ragazzina. Non è che dicano, aspetta, andiamo alla polizia a riferirlo, ma chi se ne frega. Cioè lì per lì la cosa dello Slenderman ancora non aveva preso piede, perché alcune di loro ancora non ci credevano. Ma poi, indipendentemente che ci credessero o non ci credessero, vi siete appena rese conto che questa ragazzina prima di sparire ha chattato per molto tempo con una sconosciuta o con uno sconosciuto, perché dal nickname si presagiva che fosse femmina ma non si poteva sapere. Ma come, non andate alla polizia? Ma non avvertite il padre? Ma porca miseria, già tanto che la polizia non abbia trovato il computer, per di più lo trovate voi e ve ne fregate? Cioè, non lo capisco. Proprio quelle cose assurde, quelle forzature di sceneggiatura, quelle cose brutte di sceneggiatura, proprio scritte male, loro ovviamente cominceranno a fare da FBI, no? Poi ovviamente c'è la ragazzina che ha il primo appuntamento con l'altro ragazzino e quindi ovviamente ognuno, tramite questo fischio dell'orecchia iniziale, ognuna di loro comincerà a trovarsi di fronte lo Slenderman. Lo Slenderman che a lungo andare, capiremo, vorrà la vita di tutte loro. Vorrà la vita di tutte loro. Loro all'inizio proveranno a fare un sacrificio per lo Slenderman, per cercare di recuperare la ragazzina, perché su internet scoprono che facendo dei sacrifici, cioè sacrificando qualcosa a cui si tiene tanto, lo Slenderman ti dovrebbe restituire la preda, perché ovviamente così spiega la ragazzina conosciuta in chat. E allora cominciano a sacrificare lettere, cominciano a sacrificare cazzate che io mi chiedevo, ma allo Slenderman che cazzo gliene fregherà di questo osso? Comunque vabbè, li sacrificano cose che non servivano a niente, cioè vabbè, comunque sacrificano, rompano il vetro, poi ovviamente
lo Slenderman appare perché hanno fatto il sacrificio, chissà cosa hanno sacrificato, cioè veramente rapiscano il mio migliore amico e io dico aspetta, sacrifico questo lapis. Vabbè, a parte questo, sacrificano tutto, dicano o non ci si può togliere la benda fino a che non è finita tutta l'operazione, fino a che non si è presentato lo Slenderman, così via e così via. Una se la leva, ovviamente, quella di colore, scappa via, lo Slenderman la piglia e quindi siamo a due. Però lei torna fuori poi tutta rincoglionita, tutta nell'altro mondo. Ovviamente anche lì c'è questa un batte più pari, non è che la portano in ospedale, ce la lasciano ricoverata, no, questo va in giro così. Vanno a casa sua, la scovano lì alla finestra così. Cioè, veramente, ho detto, ma cazzo, vabbè, l'ospedale, ma chi se ne frega. Ovviamente tutto va a peggiorare fino a che poi si arriva al casino più totale, perché si scopre che ormai tutte sono vittime di questo Slenderman, tutte, anche il ragazzino ha visto il video, e poi sul finale si va nel marasma più totale, perché il ragazzino ha visto il video, tutte hanno visto il video e spariscono i personaggi. Cioè, il ragazzino che fine fa? Che fine fa? Si vede magari che sono lì in aula a tagliare quell'occhio finto durante la lezione. Nel trailer si vedeva che non mi ricordo chi, e si infliggeva la stessa cosa all'occhio vero. Nel film non si vede. Quindi il film, cioè la storia, ti vorrebbe far presupporre che lo Slenderman abbia fatto uccidere tutti, tra quelli che ha ucciso lui e le persone che si sono uccise sono morte tutte, perché lo Slenderman ti può uccidere, portarti a suicidarti, cioè ti può far fare di tutto. Il problema è che non si vede. Ma cavolo, se mi tagliate una cosa fondamentale come questa, ma che senso ha il tutto? E quindi non si sa che fine fa il ragazzo, non si sa che fine fa una delle ragazzine, si sa di quella e viene portata via dalla finestra e presa lì, presa e portata via dalla finestra, però non c'è un minimo di come posso dire, di cattiveria in questo film. È un film senza mordente, lo Slenderman sembra il personaggio più tenero del mondo, con questo viso tutto liscio, tutto tenerino, cioè non si vede niente, e poi alla fine si scopre, mentre piange, come dice la ragazza, lo Slenderman, allo Slenderman non basta sacrificare qualcosa, lui vuole tutte noi, e quindi anche lì bisogna... Per far sì, cioè io avevo presupposto questo, per far sì che torni in qua la ragazza rapita all'inizio, bisogna sacrificare tutte noi stesse. E allora lei fa, mi sacrifico io, la protagonista. Corre nella foresta e diventa il tutt'uno con lo Slenderman, che poi si trasforma in un albero. Vabbè, grande genialata questa. E poi diventa un albero, vabbè. Dico, ora vedremo magari che... tornerà la ragazza, ma che finisce il film, no? Cioè, lei ha fatto tutto questo per salvare la vita alla prima bambina, si vedesse la bambina tornare. No, sarebbe troppo semplice. Magari l'avevano anche girata la scena, ma l'hanno tagliata magari, chi lo sa? No, si sente il fuoricampo della sorella che dice, questo è quello che è successo a mia sorella e alle sue amiche, e lo Slenderman tuttora continua, bla 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 bla, finisce il film, scene varie di retrospettive, dei telegiornali che parlano dello Slenderman, anche lì assolutamente falso, non avrebbero potuto mettere, quanto sarebbe stato bello se avessero messo veri reperti sul finale, veri reperti come è successo in tanti altri film. Mettete veramente i servizi del telegiornale che hanno parlato di questa cosa. Un film inutile, un film assurdo, un film veramente dove non si sa che fine facciano le protagoniste, perché cioè era già tanto se tagliavano anche lei che entrava nell'albero e diventava un tutt'uno che si sacrificava, e poi saremmo stati al top. Un film veramente scritto male, diretto male, fotografato male, mamma mia, è tutto male questo film. Ripeto, la recitazione è stata buona, però mi spiace tanto, perché dallo Slenderman avrei voluto molto 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 di più. Si capisce meglio questo film guardando il trailer che guardando il film, perché hanno tagliato tutto. Hanno tagliato tutto, anche se minimamente mi fossi appassionata alla vicenda di qualcuno dei protagonisti, poi alla fine non avrei saputo più nulla di loro, perché a parte due o tre non si sa più nulla, più nulla. Vabbè, quindi questo è Slenderman, non ho nient'altro da dire, è uno dei film più brutti che abbia visto negli ultimi anni. Grazie per avermi seguito, spero che lo Slenderman sia rifatto meglio in un altro film, e noi ci vediamo alla prossima recensione.